ARI, l'Associazione dei Romeni in Italia, è una delle prime sul territorio. Si è costituita l'8 febbraio del 2001 a Milano e oggi ha 4 sedi distaccate a Voghera, Pavia, Legnano e Lecco. L'obiettivo principale è la conservazione e la promozione dell'identità culturale, linguistica e religiosa dei romeni che vivono in Italia. Abbiamo incontrato la vicepresidente, Larissa Aksinia. In questo momento l'associazione ha intorno a 700 membri, proprio associati ufficiali iscritti nel registro. Noi siamo anche referenti per il governo romeno. Al momento che esistono dei problemi oppure vogliono chiedere cosa succede in diaspora, noi siamo in grado di rispondere. Abbiamo organizzato tanti eventi culturali, per esempio il Festival dei Romeni ha già avuto ora a settembre l'8ª edizione. Eventi culturali e non solo. Ogni sabato pomeriggio alle 2 presso la sede operativa dell'associazione in via Espinasse al 160 si tiene un corso di lingua rumena per i bambini. Un paio d'ore in cui i più piccoli possono leggere, ascoltare la musica, guardare i cartoni animati, tutto rigorosamente in rumeno. Tutto questo per non dimenticare le proprie origini. Organizziamo ogni anno degli eventi culturali, dobbiamo e vogliamo tanto portare avanti i nostri giovani romeni che vivono qui a Milano. Abbiamo anche tanti talenti. Io ho conosciuto tanti ragazzi che sono in gamba e che portano un nome bello della Romania qui a Milano. L'ultimo progetto al quale sta collaborando anche il Comune di Milano si chiama Romania, Valori e Tradizioni Europee. Uno sportello informativo che offre supporto ai neocomunitari, garantendo consulenza legale, sanitaria e psicologica. Abbiamo fatto una cosa nuova, di offrire la consulenza psicologica. Abbiamo avuto dei casi, gente disperata che avevano lasciato bambini a casa, problemi di famiglia, genitori malati, oppure sono venute qua per guadagnare un soldo in più e si sono trovate depresse, nel senso che hanno risentito la mancanza della famiglia. Per questo abbiamo instaurato questa consulenza psicologica che non fa, diciamo, non può dare tutto alla persona, però a volte una parola buona, un ascolto da una parte, da una persona anche specializzata, fa tanto sul territorio straniero. Ma quali sono le difficoltà più frequenti che i romeni affrontano in Italia? Romeni arrivano qui per problemi con datori di lavoro. A volte sono fregati, hanno incidenti di lavoro, oppure sono fregati in senso che lavorano e non sono pagati. Questi casi sono ogni giorno più numerosi. Li sfruttano praticamente anche con le badanti. Ci sono delle agenzie che ti prendono a lavorare per prova 15 giorni, dopodiché dicono non vai bene, non va bene, ti mandano via, non ti pagano. Anche se in Italia esiste una legge che specifica che anche la prova deve essere pagata, loro trovano delle modalità in modo che non pagano niente.